Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti nel mio canale. Sono Daniele, sono un e-commerce manager e ti parlo di dropshipping sui marketplace, l'unico in Italia che te ne parla. E oggi voglio parlare con te di Facebook Marketplace, sul dropshipping su Facebook Marketplace, se funziona, se è profittevole, è quello che ho imparato io in questi ultimi 2 mesi. Quindi resta qui. Ciao a tutti e benvenuti se è la prima volta o bentornati se già mi seguite. Oggi andiamo ad affrontare un argomento abbastanza nuovo in Italia, ma non molto nuovo in America. Da un po' di mesi in America già se ne parla, ne parliamo e testiamo. Ho testato io stesso su dropshipping su Facebook Marketplace, ma prima facciamo un passo indietro, perché sicuramente sarà la prima volta che ne senti parlare, perché immagino che segui il mercato italiano. In Italia non se ne parla, o bene o meglio, nessuno parla in Italia del dropshipping sui vari marketplace, oltre a me, forse qualche altro che si è avventurato, ma non ho trovato nessuno che affronta l'argomento in maniera completa. Quindi probabilmente non sai di cosa sto parlando. Ti spiego, Facebook ha lanciato già da diversi anni il marketplace di rivendita dell'usato. Questo dovresti saperlo, dovremmo saperlo tutti quanti. Ora inoltre Facebook ha da poco lanciato in America la possibilità di avere un checkout all'interno del marketplace, avere una vetrina come azienda o come comunque rivenditore su marketplace, o meglio la vetrina c'è per avere anche in Italia, ma in Italia ancora non c'è il checkout integrato. Cosa significa avere il checkout integrato? Significa che le persone possono pagare direttamente su Facebook e tu puoi spedirlo, un po' come si fa con eBay, come si fa con Amazon, AliExpress, eccetera. Quindi un vero e proprio ecosistema di rivendita all'interno di Facebook. Sappiamo bene che Facebook è il social network più grande al mondo e quindi ci dà una visibilità elevata. Ora, detto questo, cerchiamo un attimo di capire se funziona il dropshipping su Facebook. Se vuoi la risposta secca, così esci dal video, la risposta è sì. Se ti interessa approfondire, ora ne parliamo. Però prima iscriviti al canale, metti like, abilita le notifiche, così mi aiuti a farmi spingere dall'algoritmo di YouTube, mi motivi, ti porto sempre più video e prendi sempre più valore. Ma se non metti like e non ti iscrivi, ovviamente non ho l'input di continuare a fare video. Grazie per esserti iscritto e continuiamo l'argomento. Quindi ora cosa succede? In Italia, che comunque in molti mercati ancora questo sistema non è disponibile, e in America, dove è disponibile, è molto difficile essere approvati come business, ma questo non significa che non si può fare. Ci sono dei metodi alternativi su come fare dropshipping su Facebook e ora ti spiego. Ti racconto anche la mia esperienza e l'esperienza di altre persone che conosco e vediamo se è valido. Ora, cosa si può fare? Visto che il checkout all'interno di Facebook è difficile e complicato da avere, anche perché devi avere un account USA e devi essere abilitato, non tutti sono abilitati, e poi fornire documentazione, puoi fare un'altra cosa. C'è un metodo alternativo per fare dropshipping su Facebook senza essere abilitati come business e senza avere il checkout. Allora, prima di tutto ci serve un account Facebook USA o comunque spostare un account datato su USA, si trovano in vendita a pochi euro account datati. Dopo che fai questo potrai inserire gli annunci in America. Perché dico in America? Perché in Italia la possibilità di spedizione non è attiva. Era attiva fino a poco tempo fa, poi l'hanno rimossa, non so per quale motivo. Cosa intendo? Quando vai a mettere in vendita un articolo sul marketplace di Facebook, cioè ci dovrebbe essere una sfonda che dice articolo disponibile per la spedizione, che se questo è indispensabile, perché se noi non abbiamo questa sfonda l'articolo risulterà solo nella zona dove noi abbiamo impostato la località dell'articolo. Quindi ci interessa avere questa opzione. Siccome in Italia l'hanno attualmente rimossa, ci riferiamo al mercato USA, che tra l'altro è anche il mercato più grande. Resta fino alla fine, perché se no non capirai come mettere il checkout anche se non sei abilitato, perché ora te lo spiego. Quindi, dopo che riusciamo ad avere l'account USA, ragazzi,
Quello che dobbiamo andare a fare è andare a inserire gli oggetti da un fornitore Amazon. Amazon funziona davvero bene, ma anche Walmart. Noi abbiamo fatto i test con Amazon, conosco persone che hanno lavorato con Walmart con risultati, ragazzi, cioè intendo risultati che con 70-80 oggetti ci tiri su $70-80 al giorno, ok? Quindi molto molto profittevole. Rapportato da dropshipping su Amazon, dropshipping così bello, abbiamo bisogno di molti più oggetti. Quindi cosa facciamo? Andiamo a inserire gli articoli su Amazon. Ovviamente qua nasce la domanda, ma come inseriamo questi articoli? Manualmente o c'è qualche forma di automatizzazione? Fino a poco tempo fa dovevamo farlo manualmente, ma da poco su autods.com è stata rilasciata un'estensione adatta al Facebook Marketplace Dropshipping, che vi permetterà con pochi clic di importare un prodotto da Amazon al Marketplace di Facebook in maniera automatica, descrizioni, fotografie e tutto. Attenzione, valido solo per l'America, perché stiamo parlando di mercato americano. Questo è un tool, un programma assolutamente esclusivo, disponibile solo su AutoDS, non lo trovate in nessun altro posto, è l'unica azienda che al momento si è avventurata a fare questo. Quindi possiamo automatizzare l'importazione dei prodotti. Quali sono i vantaggi di Facebook Marketplace? Che è gratuito, nessuna spesa di elaborazione, nessuna commissione di inserimento articoli, nessuna restrizione, o meglio, è difficile essere ristretti e sospesi. Poca concorrenza ai dropshippers, perché il mercato è relativamente nuovo, quindi vi sto portando un'esclusiva che potete iniziare e crescere nel tempo. Ok, ora abbiamo capito questo. Andiamo a inserire gli articoli per esempio da Amazon. Quindi quando un acquirente comprerà su Facebook, noi ordiniamo l'articolo da Amazon. Qua arriviamo nella domanda essenziale: come facciamo a far pagare i nostri clienti, visto che non siamo abilitati ad avere il checkout su Facebook? Ci sono due modi, ok? Il primo è ovviamente PayPal, quindi quando un acquirente vuole acquistare, clicca acquista, contatta il venditore, eccetera, chiudi la vendita e lui inserirà il suo indirizzo. Tu potrai mandare un messaggio al checkout indicando il tuo indirizzo PayPal, dove inviare il documento, il pagamento come beni e servizi. Se invece vuoi fare pagare gli acquirenti come carta di credito, c'è un trucco. Quello che puoi fare è registra un negozio su Shopify. Vai su shopify.com, registra un negozio, se non sai come farlo cerca delle guide. Io ti porterò dei casi studio su Facebook a breve, sono già nella stretta YouTube, dove farò vedere anche all'alto pratico come fare tutto questo. Quindi ti registri il negozio su Shopify, importi i prodotti che hai importato su Facebook, su Shopify o manualmente, utilizzando sempre l'automatizzazione di AutoDS, che è disponibile anche per Shopify. Quindi importi i prodotti che hai importato su Facebook, su Shopify, e crei una vetrina di checkout. Quindi non ti interessa pubblicizzare Shopify, non ti interessa girare le ads Facebook, non ti interessa portare traffico su Shopify. Semplicemente quando inserisci tu il link del checkout di quel singolo prodotto nell'automatizzazione di Facebook, quindi quando un acquirente cliccherà acquista l'articolo, inserirà il suo indirizzo, verrà reindirizzato alla pagina del checkout di quel prodotto su Shopify e potrà elaborare il pagamento utilizzando la carta di credito e tutti i vari processi di pagamento di Shopify. Quindi queste sono le soluzioni. In questo modo non avrai bisogno di mandare documentazione a Facebook, di passare al processo di approvazione da parte di Facebook come business per avere il checkout integrato, che puoi richiedere fino a 2 mesi. Ragazzi, io ancora sto combattendo per essere approvato su Facebook, è davvero davvero difficile. Quindi facendo questo puoi diciamo, come si dice, oltrepassare questo problema e avere un sistema su Facebook. Su Facebook è un sistema che funziona, è altamente automatizzato, non sarà automatizzato al 100%, ma sei a un buon 80%, e ti assicuro che utilizzando questo metodo puoi fare davvero buoni profitti in questo momento. Quindi, ricapitolando, importi i prodotti da Amazon, da Walmart, da qualsiasi marketplace, su Facebook utilizzando l'estensione AutoDS o manualmente, utilizzi una località approssimativa negli USA e metti le possibilità a disposizione. Se utilizzi Amazon, metti a disposizione veloce,
Queste sono ovviamente tutte impostazioni soggettive che dipendono da te. Una volta che hai fatto questo, imposti i metodi di pagamento, così che gli acquirenti quando cliccano acquista ora vengono reindirizzati al metodo di pagamento via PayPal o tramite Shopify e automatizzi il processo. Gli acquirenti acquisteranno il tuo prodotto, ti pagano, tu acquisti il prodotto dal tuo marketplace rifornitore come Amazon e lo spedisci all'indirizzo del cliente indicato su Facebook. Ragazzi, ovviamente tutto questo è un po' un mercato in esplorazione, quindi possono esserci cambiamenti, vi terrò aggiornati, la cosa si può evolvere sia in positivo che in negativo, lo vedremo, ma se volete testare nuovi mercati, nuove nicchie quasi a costo zero, questa è un'ottima opportunità. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa approfondire il discorso di Facebook, ma anche di altri posti alternativi, perché vi ricordo che nessuno vi parla di queste cose, vi parlano solo di Shopify, ragazzi, ma Shopify non è l'unico modo per fare soldi, non è l'unico modo per fare dropshipping, finiamola con questa mentalità dei marketplace, hanno traffico, hanno centinaia di milioni di persone che vengono gratuitamente nel tuo negozio, dobbiamo imparare a utilizzare e a sfruttare questi vantaggi strategici. Se vi interessano questi argomenti, fatemelo sapere nei commenti, ricorda di iscriverti al canale e ti aspetto al prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima!